Una scuola 2.0, capace di coniugare al classico lavoro didattico una serie di progetti che spaziano dall'arte alla scienza alla tecnologia. Un'offerta formativa a 360 gradi, come quella dell'Istituto Comprensivo Imbriani Salvemini di Andria, che in occasione del tradizionale appuntamento con l'Open Day, lo scorso fine settimana ha aperto le porte dei suoi due plessi per presentare le diverse attività rivolte ai ragazzi. Come quella teatrale, che ha visto come protagonisti alcuni alunni della scuola, portando in scena la nota commedia dal titolo Miseria e Nobiltà. Solo l'ultima tappa di un percorso di formazione che mira a valorizzare gli studenti, stimolando i loro interessi e facendo venir fuori tutte le loro potenzialità. Noi come scuola abbiamo una ampia offerta formativa, abbiamo tantissimi laboratori, infatti alcuni alunni di quinta hanno mostrato la loro performance teatrale con Miseria e Nobiltà e sono stati simpaticissimi. E invece nella scuola primaria abbiamo il laboratorio di musica, di scienze, informatico, linguistico e poi siamo molto vicine a quelle che sono le attività del territorio. Infatti abbiamo un collegamento con un tarallificio anche decorato e alcuni dei nostri ragazzi a volte sono invitati lì per vivere questa esperienza anche manipolativa. A supportare docenti e personale scolastico nei tanti progetti didattici portati avanti nell'istituto, una struttura dotata di spazi dedicati ad ogni genere di attività, lezioni di scienze, di musica, laboratori linguistici e artistici per incitare la creatività dei ragazzi e un'attrezzata palestra per lo sport e l'educazione fisica, tutto abbinato al più classico lavoro in aula, come vuole la tradizione. Io mi ritengo una persona tradizionale dal punto di vista pedagogico, quindi la formazione deve essere a tutto tondo, però le basi del leggere, scrivere devono essere importanti. Poi è chiaro, questi ragazzi di oggi hanno parecchie curiosità e quindi è giusto e corretto ampliare il nostro modo di far conoscere il mondo.